Pietro Reverdito e Marino Magliani al premio Augusto Monti 2022. Sì, indubbiamente non è che sia stata complicata la mia vita, perché è capitato così. E, prima di tutto sono vecchio, quindi vedo già il secolo in fondo, insomma, che sto maturando. E allora, quando cominciavo a capire qualcosa, se mi permette di dire che ho capito qualcosa, non so come dire, mi sono avvicinato ai ragazzi, ma già dai miei primi anni, già da quando andavo a scuola all'elementare, e non mi piaceva quel fatto dei nero vestiti che obbligavano, diciamo, a ragionare con la S davanti, a ragionare in un certo modo, come ragionavano loro, ma possiamo perdere. Infatti la cosa è finita male, perché nel 1936 siamo finiti in Africa, volevamo la piccola piscina, e poi cosa è capitato? No, guai ad impalmare la piscina, perché sarebbe un miscuglio di razza. Ecco anche dove nascono queste radici un po' cattive, un po' tanto cattive. Dal tempo, nascono dal tempo, dalla prepotenza di chi si credeva onnipotente. Ma insomma, io, per carità, continuato per la mia strada, delle camicie nere non è che avessi un timore enorme prima della guerra, è logico, e anzi ci scherzavo sopra. E con i miei compagni siamo trovato poi in modo di dire il vero a questi ragazzi. Dire il vero non è che la mia parola contasse moltissimo più di tutte le altre, però era un brutto vivere con un fascismo ridondante, egoista, cattivo nel senso proprio di voler quasi castigare tutti gli altri. E allora, ripeto, dopo l'Africa bisognava andare in Spagna. Dopo la Spagna, è successo quel che è successo con la Seconda Guerra Mondiale, per carità. E lì è stata una tragedia per 60 milioni di persone, però la cosa mi porta subito a ieri, l'altro ieri. Ma cosa crediamo? Con la guerra di risolvere i problemi? Abbiamo dei valenti professori di storia, vero? E non mi hanno mai detto che una guerra abbia salvato una situazione, abbia generato, diciamo, un percorso onesto, chiaro, laborioso per dei popoli. No, proprio no. Ma lasciamo perdere, perché cosa volete? Ciascuno politicamente la pensa come vuole. È giusto infatti. La Seconda Guerra Mondiale ci ha portato alla democrazia, non per niente. Semmai l'abbiamo rovinata dopo la democrazia, quando l'abbiamo fatta diventare la legge del numero. Quindi
Quindi tre con una parola brutta valgono sempre più di due geni. E no, non ci siamo. E la cosa si è protratta per tutti i decenni. Dai, adesso sono cattivo, basta, 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 perché e io poi, sentite, per 40 anni mi sono divertito coi bambini. Ho sempre preso la posizione, cioè la posizione di difesa nei loro confronti, piuttosto che elogiare, che so io, quelli che arrivavano non si sa da dove e che parlavano molto bene e che dicevano guai al dialetto, come se io fossi uno di bastardi. No, proprio no. Ed era bello poter andare alla radice delle cose, di certe impressioni, di certi modi di dire, anche dialettali, per cui siamo riusciti anche a comporre dei giornalini circostilati in proprio, lo facevamo tutto noi, e in dialetto. Qualcuno diceva, di mannafia, ma noi di dialetto abbiamo vissuto, col dialetto abbiamo imparato, e col dialetto, perché no, forse siamo riusciti anche ogni tanto a scrivere qualche breve poesia che ci diceva che siamo sempre alla ricerca, se non altro, del bene, del giusto. Un bene e giusto che auguro a tutti voi nella continuazione della vostra vita. Devo mettere gli occhi. Intanto grazie a tutti, grazie davvero di essere qua, perché c'è qualcosa di universale. Io ho respirato davvero una bella aria, e tutti quanti. Il sindaco parlava di una questione di universo, no? Di una questione di locale, e mi rifarei un po' a quell'antropologo, visto che si è parlato di antropologia, che è Miguel Torga, che diceva appunto che il locale è l'universale senza i muri, e quindi qua stiamo respirando proprio il culto della libertà e dell'universale. Grazie a tutti.